13 ragazze di Scampia che lavorano adesso, sono delle vere e proprie imprenditrici in un bene confiscato del Comune di Napoli, grazie a un progetto Il Quartiere dell'Innovazione. Oggi mettono a servizio della città il proprio talento, la propria creatività, per fare in modo che il ricavato di quelle che sono le loro creazioni, appunto le loro borse, le loro magliette, possa essere utile per la ricostruzione della Venere degli Stracci. Quindi ci auguriamo che tutti i colori e tutte, come dire, la vivacità delle loro creazioni possa essere utile appunto per ridare vivacità e colore anche alla Venere degli Stracci. Abbiamo così avviato una sartoria sociale che porta il nome, ecco, del quartiere di provenienza delle ragazze, fatto a Scampia, con un brand che ha di per sé il metodo educativo e pedagogico che le ha accompagnate in questo percorso di riscatto, ovvero Tecuma, l'acronimo Testa, Cuore, Mani. Oggi siamo qui invece per dare un messaggio, un'idea dei giovani, per i giovani, perché Napoli è questa, Napoli è piena di talenti, Napoli è piena di giovani che vogliono mettersi in gioco. Ecco perché questa raccolta fondi per rifinanziare la ricostruzione dell'opera La Venere degli Stracci. Sì, Scampia, come tanti altri quartieri della città, sta risorgendo proprio partendo dai suoi giovani. Sono una bella iniziativa di ragazze che hanno intrapreso un percorso formativo nella moda, che adesso hanno realizzato un'impresa, stanno vendendo, quindi hanno trovato non solo un futuro di formazione ma anche di lavoro. Quello che noi dobbiamo fare per i nostri giovani, l'energia creativa e la grande passione dei nostri ragazzi è la vera forza della città. Noi la dobbiamo sempre più alimentare, perché sarà quella che determinerà il cambiamento di Napoli.